Buongiorno amici scacchisti, in questo nuovo notiziario scacchistico partiamo subito con la notizia di questo giocatore indiano che ha superato 2700 punti diventando il terzo giocatore indiano più forte attualmente attivo e con una performance elo di circa 3300 punti. Perché? Perché in questi 5 turni alle Olimpiadi ha totalizzato 5 punti, le ha vinte tutte, neanche il campione del mondo ha totalizzato un punteggio di questo tipo e farlo alle Olimpiadi è veramente tanta roba. Quindi tanti auguri a questo giocatore che sicuramente ci regalerà tante emozioni, anche perché è giovanissimo, anno di nascita 2006. Ma torniamo all'Italia. Ieri l'Italia si era ritrovata a giocare contro l'Uruguay e abbiamo ottenuto una vittoria schiacciante, 3 punti e mezzo contro mezzo. Devo dire che ci stava assolutamente tutto, quindi ci siamo ripresi, ci siamo ricaricati, ci siamo tirati sul morale. A questo punto siamo al 14° posto, devo dire una buona posizione per questo quinto turno. Oggi inizia il 6° turno, ti ricordo che sono 11 le partite totali da giocare, quindi 14° posto, e oggi chiaramente man mano che sali vai a sfidare sempre le nazioni più forti. Giocheremo contro la Germania, una nazione forte che schiera tutti i gran maestri over 2006. Oggi una strategia dell'Italia è stata quella di lasciare a casa Vocaturo per farlo riposare, poverino. Ha giocato sempre in prima scacchiera, sempre pareggiando anche contro Carlsen, sicuramente aveva bisogno un po' di riposo. Quindi oggi non abbiamo la nostra punta di diamante, ma gli altri cercheranno sicuramente di fare di meglio. Una sfida veramente tosta oggi, sarà assolutamente da vedere. Per quanto riguarda invece le curiosità, Erik Hansen, questo gran maestro famoso per avere un canale YouTube molto attivo in inglese, ha perso la partita contro Ghiri in una situazione incerta. Aveva la qualità, però qualche pedone in meno, perché allo scoccare della 40ª mossa, dove c'era l'incremento di tempo, ha pigiato proprio quando il tempo era già scaduto, quindi hanno dovuto chiamare l'arbitro. Ah, ma no, ma lui aveva perso per il tempo, ma già. Questa è la partita, ti faccio vedere com'era la posizione alla 40ª mossa. Hansen è con il nero, posizione incerta, ora non so chi avrebbe potuto vincere o no, ma è interessante, quindi ha perso per il tempo. Insomma, queste erano le notizie per oggi, noi ci aggiorniamo sicuramente domani con un altro nuovo notiziario per seguire le Olimpiadi da vicino. Ci aggiorniamo.